Maritime, a giocare da Maritime? Sì, sì. Io penso che sì, faccio tifo per questo. Forza, forza ragazzi. Perché dobbiamo rimontare, ricordiamo che tutti i tifosi augustani aspettano dal Maritime, dopo l'ottava sinfonia, aspettano la nuova sinfonia. Ha iniziato però bene la squadra del Lido di Ostia questa partita, riesce però Spampinato a rubare la palla, prova il tiro Braga, nulla da fare. Braga riuscì a liberarsi per il tiro, però è stato contrato dalla difesa avversaria, ricordiamo Maritime in maglia bianca e Lido di Ostia in maglia azzurra. Maritime che ha vinto le prime 8 partite e adesso è in svantaggio in questa partita casalinga, che è l'undicesima giornata di campionato del campionato di Serie A2 maschile, undicesima perché ci sono due squadre che alla fine non giocano e quindi riposano a turno. Adesso è stato anche un po' cambiato tutto il girone di ritorno, nel senso che sono stati eliminati ed non ci saranno più i riposi che c'erano invece nel resto del torneo. Adesso dopo questa partita casalinga, che il Maritime sta perdendo in questo momento per 2-1, ma c'è ancora tutto il secondo tempo da giocare, la squadra augustana giocherà due partite in trasferta, una a Ciampino il 6 gennaio, il giorno della Befana, e la seconda il 20 gennaio a Bisceglie, ritornerà in casa il 27 gennaio con una partita importantissima contro il Meta. Però intanto, prima di andare al 2018, rimaniamo nel 2017 perché c'è una partita da rimontare, c'è una partita da raddrizzare, perché a sorpresa la squadra romana dell'Ostia Lido è in vantaggio per 2-1. Maritime che ha iniziato in attacco, però non è riuscito ancora a impensierire il portiere Baricelli. In avanti nuovamente la squadra augustana. Braga, Ruiz, Crema. Braga, il tiro di Crema con la palla che è deviata da un difensore avversario e si perde in calcio in calcio d'angolo per la squadra augustana. Sono già trascorsi 2 minuti dall'inizio della ripresa, quindi ne mancano 18 alla fine della partita. È in vantaggio la squadra di Ostia, che può ripartire nuovamente in contropiede con il numero 4 Gattarelli, che comunque è riuscito a far rimanere la palla nelle mani degli ospiti, tra i piedi degli ospiti. Poi c'è Braga che ha tentato di riconquistare la sfera, forse gli avversari hanno commesso fallo, gli arbitri dicono di no. Riparte nuovamente il Maritime sulla tre quarti di campo, prova Crema a tentare di imbastire un'azione verso Braga sulla palla, al limite della tenda, il tiro, c'è il gol, bellissimo il gol di Braga, grande gol di Braga, un tiro al volo, si è aggiustato la palla e l'ha messo dentro e ha fatto secco Baricelli, che praticamente è rimasto fermo perché non poteva fare assolutamente niente. E adesso c'è anche il bacio, mi pare giusto, non è stato inquadrato dalle telecamere, però ecco, mi pare che come vedi questo pareggio, possiamo dirlo, ecco, per qualcuno che non lo sa, ecco, ha segnato tuo figlio, quindi insomma un bel gol alla grande. Luca sempre dice che noi, io, la mamma e la sorella, portiamo la fortuna a lui e si vede, né? Tanta emozione, ecco. Diciamo che Baricelli, tra altre cose, non si è nemmeno mosso, perché è stato proprio una saetta questo gol. Un bellissimo gol, diciamo, e quindi 2-2, è riuscito a raddrizzarla intanto, e questa è la cosa importante. Oltre al gol di Braga, è importante che il Maritime sia riuscito a pareggiare questa partita, perché poi più passava il tempo più magari cresceva il nervosismo e l'ansia con un Ostia che veramente sta giocando una bella partita. Sono trascorsi 3 minuti dall'inizio della ripresa e il Maritime l'ha raddrizzata con un bel gol di Braga, e quindi adesso la partita prende anche psicologicamente e una piega diversa. Adesso c'è Crema che va in avanti, prova a tirare nuovamente con la palla che si perde sul fondo, sull'esterno della rete.
2-2 il risultato, ed è stato importante comunque che il Maritime l'abbia sbloccata proprio all'inizio, perché l'Ostia, il Lido di Ostia è una squadra che finora si è visto, si è difesa molto bene, è riuscita a partire in contropiede. Adesso c'è un fallo di Ruiz e si becca anche una ammonizione da parte dell'arbitro, che il signor Lapenta della sezione di Policoro, quindi Basilicata, e c'è il fallo di Ruiz, ammonito Ruiz, 16-43 alla fine della partita. Ma la cosa importante è che il Maritime l'abbia raddrizzata, quindi il risultato in questo momento è di 2-2. C'è stato un bel gol di Braca che veramente ha fatto esplodere anche il Palaionio, che è il pubblico augustano, il pubblico del Palaionio, tra altre cose è un pubblico al palato fine, perché ha visto tanto calcio a 5, ha visto tanta Serie A, quindi insomma è un pubblico che di calcio a 5 ne capisce, e quindi sa benissimo quando un giocatore ha una stoffa per andare avanti e per calcare palcoscenici ancora più importanti, che il Maritime vuole a tutti i costi calcare l'anno prossimo, e ce la sta mettendo tutta con una squadra, con un roster che è sicuramente di un livello superiore a quello delle altre squadre. Adesso tenta di controllare la sfera Lemina con la palla che si è persa sul fondo. Il risultato è di 2-2, 16-22 alla fine della partita, con la squadra augustana che è ancora in avanti, però Everton non riesce a controllare la sfera, lo fa in questo momento, e poi c'è il gol di Zanchetta con il Maritime, che dopo soli 4 minuti l'ha rimessa nuovamente sui binari del vantaggio, con il Palaionio che tira un sospiro di sollievo, perché Zanchetta ha nel giro di 4 minuti riportato nuovamente in avanti la squadra augustana. Direi che in questi 4 minuti il Maritime è ritornato a fare il Maritime, ecco, a giocare come a giocare in velocità e a far vedere la maggiore caratura tecnica, e tutto è stato rimesso nuovamente per il verso giusto. Sì, ho detto che il primo risultato non era male, perché il mister doveva fare qualcosa di spogliatorio, come ha fatto, e si vede come è tornato la vera Maritime. alla fine della partita, però rispetto a qualche minuto fa la situazione è completamente cambiata, perché nel giro di 4 minuti il Maritime ha segnato 2 gol con Braga e con Zanchetta. Attenzione, c'è un contropiede adesso della squadra ospite, e per poco il numero 8 Ugherani non riesce nuovamente a impattare con la palla che si è persa in calcio d'angolo, e poi c'è un tiro del numero 21 Barra, ammonito Ugherani. Follador. Questo è il secondo cartellino per Ugherani, dopo tutto avvenuto in 30 secondi. In 30 secondi Ugherani ha preso 2 cartellini, adesso deve definitivamente uscire dal campo. ...15-46... alla fine della partita, 3-2 per il Maritime, espulso Ugherani. Che succede ora, Riccardo? È perso la testa, è un peccato, perché la partita era uguale, e io penso che deve essere un ragazzino che ha perso la testa, deve mantenere la calma, mantenere la stessa partita che ha fatto nel primo tempo. No, io non capisco, a volte comunque queste cose succedono nel calcio a 5. D'altronde, quando giochi contro il Maritime è chiaro che devi mantenere sempre una concentrazione notevolissima, a volte poi si chiede forse anche a livello psicologico qualcosa in più di quello che si può dare, e succedono queste cose. Adesso il Maritime ha pure la superiorità numerica, quindi l'inerzia della partita, che adesso è tutta per la squadra augustana. C'è il tiro di Crema con un'ammonizione per il numero 10 del Lido di Ostia, Bago. Che è successo, Riccardo?
Batata ha fatto la spinta e lui ha messo il piede davanti o la corsa davanti. Rigore. Rigore per il Maritime, 15-24 alla fine. Zanchetta sulla palla e rete. E questo è il quarto gol del Maritime, che mette adesso due gol di vantaggio tra la squadra augustana e lo Stialito. E diciamo che adesso le distanze, c'è adesso un time out, diciamo che adesso le distanze sono stabilizzate, perché dopo un primo tempo che era sulla palla, è stato concluso e rete. La squadra romana in vantaggio. E questo è il quarto gol del Maritime, che mette adesso due gol di vantaggio tra la squadra augustana e lo Stialito. Sulla palla, in mano il pallino del gioco, poi il Maritime ha ripreso nuovamente a giocare come ha fatto nelle prime 8 partite di questo campionato, e naturalmente non ce n'è stato. Zanchetta sulla palla e rete. Cinque minuti, e questo è il quarto gol del Maritime, che mette adesso due, quindi Maritime di superiorità numerica. Direi che a questo punto questa partita sta andando adesso verso i binari di quello che Zanchetta sulla palla e rete, cioè, anche se naturalmente mancano un po'. E questo è il quarto gol del Maritime. Ammonizione per il numero 10, tanto da giocare. Però diciamo che adesso le distanze sono state ristabilite, e quindi c'è un tiro di crema con un momento della partita diverso rispetto a quello della fine del primo tempo. Come saranno adesso questi 15 minuti? Un'ammonizione, Riccardo. L'Ostia troverà la forza per rimanere agganciato alla partita. Tiro di crema. Sì, mi lascia mettere il pensiero della concentrazione del primo tempo. Penso che devi fare qualcosa di buono. Si perde la concentrazione, è sicuro che deve uscire un po' più di gol a Maritime. 15-17 alla fine della partita, Maritime 4, Lido di Ostia 2. Primo tempo era finito 2-1 per la squadra romana, 3 gol in soli 5 minuti. Maritime che ha ristabilito le distanze, insomma, sì, alla fine tra altre cose adesso la partita sta diventando, mi pare, un po' cattivella, c'è qualche contrasto un pochettino al limite. Sì, ma abbiamo Batata e José Luis, io sono tranquillo. Ancora Marietà, e ancora Ostia che cerca di uscire fuori dalla sua area, però è una palla verso nessuno, perché per la troppa foga. Non è così che devono affrontare la capolista, sono sicuro di questo, no, non è essa la strategia giusta. Adesso loro dovrebbero rimanere un po' calmi e cercare di imbastire qualche azione. Naturalmente se si scoprono è chiaro che il Maritime poi diventa letale in questa situazione di vantaggio con i contropiedi. È difficile per la squadra avversaria riuscire a giocare contro il Maritime, che sul piano della tecnica, del palleggio, della forza fisica è sempre superiore. Ci ha riuscito per un po' di tempo la squadra dello Stialito, adesso però il Maritime ha rimesso la partita sul verso giusto. Vediamo se la squadra romana riuscirà in qualche modo a rimanere nella partita, o se il Maritime adesso di slancio riuscirà a segnare altri gol e a chiuderla definitivamente. 4-2 risultato, 14-17 alla fine della partita. C'è stato un tiro di crema e poi un altro di Zanchetta, primo parato dal portiere Baricelli, che veramente oggi sta facendo gli straordinari. Sì, come ho detto, una bellissima storia sul calciatore italiano, non conosco di persona, però abbiamo giocato contro tanti volte e ha fatto 2-3 parati già perfetti. 14-02. La palla ancora alla squadra romana, cerca di controllare Barra, c'è un fallo commesso da Braga. Calcio di punizione a metà campo per gli ospiti.
Fred. La palla ancora per gli azzurri romani, sempre Fred sulla palla, sulle tre quarti di campo, ma l'Ostia adesso non sta riuscendo a uscire dalla zona da campo, perché non appena il Maritime va in, naturalmente la situazione diventa tremendamente difficile per la squadra ospite. Zanchetta, Folador, Crema, Zanchetta, Crema, adesso c'è un fallo su Braga, l'arbitro dice che si può proseguire. Rosati, Barra, Bacoli, sta un tentativo di Barra, palla nuovamente al Maritime, Zanchetta, il tiro di Zanchetta, la parata di Baricelli. Entrato in campo Rossi, naturalmente la panchina del Maritime è lunghissima, giusto Riccardo? Sì, è lunghissima e con tanta qualità, tantissima qualità. 12-23 alla fine della partita, in vantaggio il Maritime per 4-2, vinceva la squadra dell'Ostia per 2-1, ma nella primissima parte della ripresa il Maritime ha segnato 3 gol, quindi ha riportato nuovamente la partita nei binari di una certa tranquillità. 12 minuti mancano e quindi c'è ancora tanto da giocare, vediamo, adesso c'è ancora Braga che tenta il tiro con Baricelli che riesce a parare inginocchiandosi, quindi ancora una volta Braga vicino al gol. Adesso c'è Rossi che cerca di proteggere la palla. Putano tenta di mettere in azione direttamente Braga. Secondo gli arbitri è stato Braga a mettere la palla in fallo laterale. Poi riprende nuovamente Lio di Ostia. Fred. Ancora Fred che però perde la palla. Prova ad andare al tiro Rossi, nulla da fare. Tentativo di contropiede della squadra romana. Però Rossi fa buona guardia e ritorna la palla nuovamente a Fred, però non è più un contropiede ma deve adattarsi un'azione manovrata, perde la palla. Arbitro sostiene che deve essere ripetuta questa rimessa laterale. Fred, Rosati, ovviamente Rosati, ancora Fred, ma lo sterito non esce dalla sua metà campo. Rosati, c'è
palla che va a finire direttamente a Putano. Devi guardare il gioco, non puoi andare per cazzi tua. Fallo laterale per la squadra romana. 10:34 alla fine della partita. 4-2 per il Maritime. Rosati, Fred, Cutrupi, Rosati. Ancora Cutrupi sulla tre quarti. Vediamo se gli ospiti riescono a rendersi pericolosi. Ma c'è poi la palla che va direttamente sull'Emine, che prova il tiro che si perde alto sulla traversa. Adesso è una fase di pressing della squadra del Maritime e pare che un po' si sia abbassato anche il rendimento degli ospiti, Riccardo. Sì, loro riescono a fare due o tre passaggi qua, ma bisogna di qualcuno per scappare. Se nessuno scappa, devono buttare la palla. Manca una persona di velocità. Ci prova Rosati, che tenta il tiro e prende la traversa. Ecco quello che avevi detto tu, cioè loro possono soltanto buttare la palla per trovare uno libero, ci sono riusciti, però stavolta il Maritime è stato fortunato. E poi adesso c'è Lemine che aveva la palla, aveva messo in movimento Ruiz, però sono riusciti i difensori avversari a fermare questa azione avversaria. Poi c'è stato Rossi a mettere la palla in calcio d'angolo, fermando un'azione di Cutrupi. Rosati, 9:32 alla fine della partita, 4-2 per il Maritime. Fred, Cutrupi, Rosati tenta di mettere in azione Fred, che deve convergere verso il centro. La palla ancora della squadra ospite, ma Rossi la mette in fallo laterale. Prova nuovamente Fred, però stavolta il fallo laterale è per il Maritime nel gioco delle ribattute. A distanza ravvicinata ha avuto la meglio la squadra augustana. Mancano 9 minuti alla fine dell'incontro e il Maritime in vantaggio per 4-2. Zanchetta, Follador, Lemine, Everton, Lemine murato dai difensori avversari, poi tenta la distanza Follador, palla che si perde in fallo laterale. Adesso sicuramente possiamo dire che il Lio di Ostia non è più quello del primo tempo, anche fisicamente un po' calato. Perché penso io che il cambio non è della stessa qualità, capisci? Il cambio non è della stessa qualità, così cade un po' il ritmo e l'intensità del gioco. 8:29 alla fine della partita, 4-2 per il Maritime. Il pressing fa anche questo, no? Che produce anche un calcio d'angolo per la squadra augustana, perché alla fine gli ospiti sono andati in confusione. Calcio d'angolo per noi. Sì, mancava ossigeno sul cervello. Adesso c'è Fred che ha messo la palla fra i piedi di Crema, per cui fallo laterale a favore del Lido di Ostia. 8:03 alla fine della partita, 4-2 per il Maritime. Vediamo se gli ospiti riescono a ripartire. Lo fanno in questo momento con il numero 21 Barra, che però viene fermato egregiamente da Follador. Riparte nuovamente il Maritime. Era stato Crema a cercare di liberarsi. Fallo laterale ancora per la squadra augustana, che adesso
sta giocando un po' più in scioltezza, c'è stato un po' un briciolo di suspense e di paura nell'intervallo a metà insomma del primo tempo, quando il Lio di Ostia si è portato in vantaggio, ma poi adesso la partita è stata riportata nuovamente sui binari del vantaggio per la squadra augustana. Zanchetta, Follador verso Zanchetta, ma deve uscire il portiere dall'area a mettere la palla in fallo o laterale. C'è ancora partita, c'è ancora vita, Riccardo, secondo te? Sì, sì. Ti ricordi, il rispetto deve esistere sempre, fino alla fine. Così riusciamo a essere la vera Maritime, fino alla fine. ...7-0-5 alla fine della partita. Adesso c'è una bella azione della squadra laziale. Sono riusciti a scappare, hai visto? Ogni tanto riesce il Maritime a eludere la guardia del pressing, il Lio di Ostia a eludere la guardia del pressing del Maritime. Ci ha tentato due volte negli ultimi 5 minuti, una bella azione, una traversa, quindi bisogna sempre stare attenti. Adesso c'è un fallo commesso da Everton, quindi calcio di punizione per il Lio di Ostia. Bisogna sempre stare attenti ai contropiedi, cioè quando riesce questa azione di liberare un giocatore e portarsi vicino a Putano, il Lio di Ostia può essere pericoloso. Sì, io sono felice di vedere questa squadra romana con una buona qualità. È una squadra che in capitale deve fare una bella partecipazione. Diciamo che comunque, ecco, il Maritime ha giocato 8 partite, ne ha vinte 8, però ecco, queste partite se le suda, cioè sono partite dove non è che si vince senza lottare, c'è sempre anche l'avversario che vende cara la pelle, l'avversario che contro il Maritime vuole giocare la migliore partita del campionato, e per cui ogni partita poi si trasforma in un incontro di questo tipo nel quale poi bisogna sempre giocare al meglio in determinati frangenti. Adesso c'è un contropiede del Maritime con Everton, che ha avuto tutto il tempo possibile e immaginabile per aggiustarsi la palla e per battere Baricelli, ma Baricelli è riuscito a ipnotizzarlo quasi. Sì. Ha fatto una bellissima difesa. Vattata doveva aspettare un po' al passaggio di Zanchetta, però un bello contropiede. Poi giustamente, come diciamo sempre quelli che facciamo delle cronache, queste sono cose che si dicono seduti in tribuna, poi sì. Sul campo è sempre un'altra cosa. Sicuro che è più difficile, qui è troppo facile. Dalla serie è sempre molto facile. 5-55 alla fine della partita, in avanti la squadra dell'Ostia, ha solo 5 minuti per cercare di l'impresa, a questo punto sempre più difficile di addrizzare questo incontro. 5-40 alla fine, Maritime in vantaggio per 4-2. Putano, Follador, Crema, Follador, lo scatto adesso può andare in contropiede nuovamente la squadra romana, che per poco non riesce a segnare il gol del 3-2. Poi c'è un tentativo di contropiede di Everton e questo è un fallo da ammonizione, e il numero 21 Barra viene ammonito, perché ammonizione giusta. Sì, ha fatto la scivolata, no? Pericoloso, perché il giocatore che sta avanti non vede là, non c'è come fare la protezione. È per questo che a tanti anni c'è la scivolata come fallo. È un po', non si può dire che è covardi, perché il giocatore non vede, non riesce a fare la protezione. È questo che è pericoloso. E sempre fa la caviglia, che è, tanto male.
il capitano Everton si rialza, d'altronde il capitano deve sempre rialzarsi, giusto? Sì, ultimo a lasciare la barca, sempre alzare. Però naturalmente deve uscire dal campo ed entra Braga. Cronometro è fermo sul 5 minuti e 06 alla fine della partita. 4-2 per il Maritime. Adesso siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco. Braga, Rossi, Crema. Lemine stava per conquistare la palla che va a finire in fallo laterale. Fred verso Rosati, che scarica nuovamente su Fred. Rosati, 4:27 alla fine della partita. C'è il tiro di Rosati direttamente, però è un tiro che non può impensierire un portiere esperto come Putano, che magari non ha visto partire la palla, però ecco, è riuscito a pararla agevolmente. Poi Braga non riesce a tenere in campo questa palla, un po' difficile questa palla, no? Manco Falcao forse ci sarebbe riuscito. Ti dico impossibile. 4:15 alla fine della partita. Palla all'io di Ostia, Fred, e poi palla in fallo laterale. È stato Rossi a mettere la palla fuori. Ancora Fred, Rosati, Fred, Bacoli. 3:31 alla fine, e naturalmente il Lio di Ostia ha una difficoltà estrema a uscire addirittura dalla sua area piccola. A volte adesso buttano il pallone verso Putano, ma naturalmente non c'è nessun giocatore in maglia azzurra che la può raccogliere. Maritime che in questo momento è in totale controllo della gara. Poi Braga con un gioco di gambe riesce a tenere la palla in gioco. L'arbitro dice che è fallo. Era fallo? Per me come padre no. Vabbè, forse di tutto il Palaglioni sei la persona meno adatta a dire se era fallo oppure no. Io comunque faccio la difesa del mio figlio. Andiamo avanti, 3:09 alla fine. Fred, adesso vediamo se quantomeno il Lio di Ostia riuscirà a rendersi in qualche modo pericoloso. 2:58 per tentare insomma di mantenere viva questa partita, che lo vede in svantaggio di due gol dopo che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1. Lemine, Rossi, sempre Rossi che mantiene la palla e conquista un fallo laterale. 2:41 alla fine della partita. Adesso io volevo anche ricordare i prossimi impegni del Maritime. La prossima partita sarà il 6 gennaio a Ciampino, poi un'altra trasferta importante il 20 gennaio a Bisceglie. Intanto c'è un tentativo di tiro di Cutrupi con Putano, che ha fatto buona guardia, è riuscito con le unghie e con i denti, devo dire, la squadra dell'Ostia a uscire dalla sua metà campo e quantomeno a scagliare un tiro nei confronti della porta difesa da Putano. Naturalmente non era un tiro che poteva impensierire un portiere dell'esperienza di Putano, però ottiene quantomeno un calcio d'angolo, ottiene la possibilità di rimanere, di tentare di imbastire un'azione dalle parti dell'area del Maritime, che può però ripartire in contropiede con Rossi, che è andato in contropiede. C'è Lemi adesso che però scarica verso
Zanchetta, ancora Zanchetta. Putano. Braga, Braga. Se n'è andato molto bene Braga, prova a scaricare verso Lemine che praticamente era più facile, bastava spingere questo gol, no? Però Braga ha dato un pallone a Lemine dicendo basta spingere. È una bella giocata sulla linea, ha fatto benissimo. Un peccato non uscire questo gol di Lemine. ...1.59 alla fine, 4-2 per il Maritime. Bacoli, Utrupi, Rosati, 1.33. Bacoli, naturalmente deve anche provare a muoversi l'ostia se vuole in qualche modo provare a mettere in difficoltà il Maritime. Portiere in movimento. Sì, si vede la buona organizzazione della squadra. Io penso che è peggio per loro do che per noi. Deve uscire il nostro gol. 1:05 alla fine della partita, portiere in movimento per il Lio di Ostia, che naturalmente sta tentando tutto per cercare di rimanere in vita in questa partita che comunque sta andando verso il binari della nona vittoria per il Maritime. Barra, Fred prova il tiro, ancora Fred che mantiene la sfera, Rosati, palla in fallo laterale, 50 secondi alla fine della partita, Maritime 4, Lio di Ostia 2. Barra, Fred, contropiede con la palla, con la porta che era sguarnita. Lemine ha tentato il tiro direttamente in porta. Ti ho detto, è peggio per loro. Siamo organizzati. 39 secondi alla fine. Si chiude questa partita con l'Ostia in avanti, ma in svantaggio di due gol e difficilmente riuscirà. Adesso c'è un fallo di mano di Crema, giusta anche l'ammonizione, anche se è stato magari un fallo di mano forse più per transagonistica, non voluto. Comunque ammonizione per Crema, 25 secondi alla fine, 4-2 per il Maritime. E diciamo che questa partita sta andando per i binari della nona meraviglia del Maritime, che si avvia a conquistare la vittoria numero 9 e quindi il punto numero 27 di questo campionato. Questa partita forse, diciamo, ci ha fatto tra virgolette divertire un po' di più perché è stata un po' più sudata. 18 secondi alla fine, adesso il tiro direttamente in porta, qualche centimetro e sarebbe stato il quinto gol, ma è così quando c'è il portiere in movimento, poi alla fine ci si espone a questi tiri che ci vuole un po' di precisione e la partita sarebbe stata chiusa, ma è già chiusa, no? No, adesso sì, complimenti a tutti gli staff, i giocatori del Maritime, tutti i dirigenti, per noi che abbiamo visto una bellissima partita fino alla fine, tosta, complimenti a tutti. 14 secondi alla fine. Devo dire che orgogliosamente il Lio di Ostia ci tenta fino alla fine di riuscire quantomeno a segnare il terzo gol e prova il tiro Bacoli, la palla si è persa sul fondo. 6 secondi alla fine, c'è un tentativo verso Spampinato che tira al volo, sarebbe stato un gol bellissimo per far esplodere il Palaionio. Comunque 3 secondi alla fine e finisce questa partita, il Maritime suona la nona meraviglia, suona la nona sinfonia, nona vittoria consecutiva per il Maritime di Augusta. Questa vittoria è stata un po' più sudata, però devo dire che il risultato, tranne per qualche minuto, non è mai stato in discussione, giusto? Sì, giusto, giusto. Come ho detto, complimenti a tutti, una bellissima partita,
dove il Maritime è andato a fare il risultato dopo tanti sacrifici, tanti come si può dire, una cosa che mai è successo, e complimenti a tutti. Se l'è sudata questa volta il Maritime, però vola alto nel cielo del campionato di Serie A2 di calcio a 5 maschile. 9 partite ha giocato, 9 vittorie ci sono state, 0 pareggi, 0 sconfitte, e continua l'avventura del Maritime che si avvicina sempre di più a quello che è il traguardo per una squadra così forte, così importante e così attrezzata, merita. Da Gabriele Astuto e da Riccardo Braga, grazie a tutti, grazie per l'ascolto, e a risentirci alle prossime trasmissioni del Calcio 5 e delle partite del Maritime.